Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Giulia Azzolini, sono il responsabile del marketing di Trim SPA e mi occupo di MLS da circa 15 anni e di marketing immobiliare da circa 15 anni. È un piacere per me avervi in questo webinar. Vedo già che ci sono un po' di persone che si stanno collegando, il numero sta salendo, mi fa molto piacere. In questa oretta o poco più cercherò di essere il più possibile conciso. Vorrei condividere con voi un po' di concetti di marketing legati all'immobiliare, al nostro lavoro, all'attività che un agente immobiliare fa quotidianamente. Ovviamente l'azienda per cui lavoro, la mia esperienza è molto legata all'MLS, parleremo anche di quello. Ma non dal punto di vista tecnico. Approcceremo l'MLS semplicemente come uno strumento di marketing, appunto, come dice la SLA. Bene, direi che il numero sta salendo, quindi possiamo subito entrare nel vivo. Vi ricordo che in basso a destra, nel vostro pannello di controllo di GoToWebinar, trovate un blocchetto per le domande. Quindi potete tranquillamente scrivermi, cercherò di rispondere a tutti quelli che scriveranno e di condividere le risposte e le domande con voi. Potete scrivere in qualsiasi momento, io cercherò di tenere la sezione domande il più possibile sotto controllo. Chiedo ai miei colleghi se va tutto bene dal punto di vista della regia, se ci sono, se si sente il microfono, se si vede tutto, però penso di sì. Penso di sì, mi confermano di sì. Bene, quindi procediamo con la prima slide e cerchiamo di capire perché l'MLS è uno strumento di marketing e cerchiamo di capire perché la nostra agenzia dovrebbe, nel mercato di oggi, avere un approccio di marketing e sicuramente di marketing digitale. Dunque, sicuramente nell'ultimo anno avrete sentito e risentito il concetto che vedete sulla slide, cioè che il nostro mercato sta cambiando. Il nostro mercato sta cambiando, è cambiato già profondamente perché, dico una banalità, sappiamo perfettamente l'accelerata che si è avuto sul fronte tecnologico nel corso degli ultimi 12 mesi. Questo ha fatto sì che i nostri clienti, quelli che stiamo trattando in questo momento, quelli che andremo a trattare nei prossimi mesi e probabilmente anche il prossimo anno, saranno e sono dei clienti diversi. Diversi perché hanno nuove abitudini, diversi perché ci trovano e ci cercano su nuovi canali e vogliono essere contattati, magari in prima istanza, magari anche in seconda, tramite questi nuovi canali, e questo porta noi agenti immobiliari ad applicare nuove strategie di marketing, nuove strategie pubblicitarie, che è una cosa diversa rispetto al marketing. Non confondiamo il marketing con la pubblicità, perché il marketing sono tutte quelle attività e analisi che ci permettono di confezionare il nostro messaggio pubblicitario nella maniera più coerente possibile con quello che è il nostro obiettivo e il target, quindi destinatario della nostra pubblicità. Dunque, clienti diversi. Scusate, vedo un collega che scrive, tutto ok, buongiorno a tutti, voglio leggere il tuo nome però Giancarlo Toscani, ciao Giancarlo, grazie per la conferma, grazie a te per la conferma. Dunque, dicevo, clienti diversi. Diversi in che senso? Vedete la slide di abitudini, i canali e quindi le nostre strategie. Sono clienti spesso e volentieri più preparati, che sanno molto precisamente che cosa cercano. Tra l'altro, penso che tutti sappiamo che nell'ultimo anno si sono fatte tante ricerche di case, molte anche a livello di turismo immobiliare, cioè stiamo tutti chiusi in casa, ci muoviamo di meno, ci piace sognare e diamo un'occhiata a che cosa offre il mercato, dove ci piacerebbe abitare, ma sicuramente abbiamo visto che il cliente medio cerca, scusate gioco di parole, il media cerca 9 metri
quadri di spazio in più. Detto così, non vuol dire niente, ovviamente, perché è una media nazionale basata su milioni di ricerche, se non di più, che sono state fatte online, sui portali, sul nostro MLS e via dicendo. E quindi semplicemente cosa vuol dire? Vuol dire che la pandemia porta il nostro cliente, noi, a cercare uno spazio vivibile in più. Quindi può essere uno studio, può essere un giardino, può essere un terrazzo. E sicuramente in questa ricerca il cliente diventa molto preparato. Diventa preparato e in parte o in larga parte non è più disposto a seguire determinati approcci, determinati processi e determinati procedimenti. 2 anni fa era quasi impensabile poter fare un appuntamento, un primo appuntamento o un'intervista di prequalifica tramite WhatsApp o tramite una video call. Oggi non dico che sia in assoluto la normalità, ma certamente la gran parte delle tipologie di clienti con cui abbiamo a che fare, non sto probabilmente parlando della signora di 80 anni o di 70, sono più propensi o comunque non si sconvolgono se il nostro primo contatto arriva in maniera digitale. Quindi WhatsApp, un messaggio, una videochiamata, un primo appuntamento su Zoom, in modo da potersi vedere effettivamente e potersi conoscere anche in questo senso. E noi dobbiamo essere molto preparati per far passare dall'altra parte dello schermo la nostra preparazione, la nostra professionalità e la spiegazione di tutto quello che ci contraddistingue. Il marketing ci dice, la prima domanda che ci fa il marketing è perché un cliente dovrebbe scegliere la tua agenzia, quindi l'agenzia di Giulio, rispetto all'agenzia del mio collega Ivan, che sta nella scrivania di fronte alla mia. La risposta può essere diversa, semplice, complicata, a seconda di chi abbiamo di fronte. La risposta può essere perché Giulio è più bello di Ivan, o Ivan è più preparato di Giulio, o semplicemente perché l'agenzia di Giulio è più vicina e quindi più comoda da raggiungere, o perché l'agenzia di Giulio utilizza il sistema MLS ed è più digitalmente avanzato e preparato a gestire le esigenze in un certo modo, a industrializzare il lavoro e quindi a offrirmi un certo tipo di servizio diverso rispetto a quello di prima. In questo senso dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere consapevoli che il mercato sta cambiando, che i nostri clienti sono diversi e che si stanno abituando a ricevere dei servizi diversi, a chiedere e a rivolgersi al mercato immobiliare in maniera diversa. Diversa è sicuramente, lo abbiamo detto, il canale, diverso è il canale, quindi sicuramente più social, più condivisione. Diverso è anche l'atteggiamento che quel cliente ha nei confronti della nostra agenzia e quello che il nostro cliente si aspetta da noi, dal nostro servizio, dalla nostra professionalità. In questo senso non dico che i sistemi MLS hanno la risposta assoluta, ci mancherebbe, a questo tipo di mercato, ma sicuramente lavorare con un MLS o comunque lavorare in maniera digitalmente industrializzata e quindi che ci permette di focalizzare l'attenzione su ciò che è importante nel mentre che riusciamo a dare risposte valide, precise, serie, anche precise in tempi di tempistiche. E questo, diciamo, con il nostro know-how, nostro di agenti immobiliari, la macchina, le macchine, i software ci possono venire incontro. In questo senso parliamo di nuove strategie. Se fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, approcciavamo il mercato, ragazzi, banalizzo e dico veramente una cosa stupida, ma solo per farmi capire, con la carta che stampiamo, mettiamo sulla nostra vetrina o semplicemente con un annuncio
su un portale immobiliare, bene, probabilmente oggi stiamo perdendo un'opportunità. Stiamo perdendo l'opportunità di far capire ai clienti, al pubblico, che quando c'è un'esigenza immobiliare non deve venire in mente internet, non fatemi dire il portale immobiliare in assoluto che fa benissimo il suo lavoro, ma certamente in qualche modo distrae il nostro cliente dalla nostra professione, dalla nostra professionalità, dai nostri servizi, dalla nostra consulenza. Scusatemi, dobbiamo quindi implementare delle nuove strategie, non limitarci a quello che facevamo prima, non perdere appunto questa opportunità di mostrare al cliente che quando c'è un'esigenza immobiliare dobbiamo essere noi, agenti immobiliari, a venire in mente al cliente, come quando c'è un'esigenza legale viene in mente l'avvocato, quando c'è un'esigenza fiscale probabilmente viene in mente il commercialista e via dicendo. Il focus dell'azienda per cui lavoro è assolutamente questo, quindi la valorizzazione della professione dell'agente immobiliare tramite una serie di strumenti e servizi, a seconda di quello che è il comparto a cui ci si rivolge, ma sicuramente con queste no nuove strategie i sistemi MLS, come per esempio il nostro, certamente aiutano a gestire e a proporsi in maniera diversa sul mercato. Chi utilizza bene l'MLS è un agente immobiliare che spiega al suo cliente proprietario o acquirente, non c'è problema, ovviamente il disponibile da questo punto di vista cambia a seconda di chi abbiamo davanti, spiega sempre che si sta lavorando con l'MLS e quali vantaggi l'MLS può dare al cliente, acquirente o venditore. Anche se poi questo MLS lo utilizziamo in seconda battuta o magari lo utilizziamo in uno scenario di SOS, diciamo così, dove dobbiamo portare il risultato, allora che facciamo? Usiamo l'MLS. Dico queste cose non perché penso che debba essere fatta in seconda battuta, ci mancherebbe, ma perché capisco che ognuno ha le sue strategie, ognuno ha il suo modus operandi e quindi ci mancherebbe, ognuno deve poi collocare il sistema MLS come meglio crede all'interno della propria strategia. Ma una cosa è importante sottolineare, ne parlavo anche recentemente con alcuni colleghi. L'MLS è fondamentalmente un servizio, uno strumento importante e vantaggioso per il cliente finale. Lo sottolineo, per il cliente finale, però che porta vantaggi incredibili, usato nella maniera corretta, all'intera nostra categoria professionale, ma dobbiamo capire che l'MLS non è principalmente una cosa che facciamo per noi, lo è anche, ma non è principalmente una cosa che facciamo per noi, è un servizio che stiamo dando al cliente, è un servizio tramite, grazie al quale il cliente sarà più motivato a pagare la nostra provvigione, perché avrà capito che oltre alla nostra professionalità, noi industrializziamo il nostro lavoro e lavoriamo a un livello più alto perché diamo più risposte e gestiamo un mercato più ampio e più complesso per dare al nostro cliente un servizio migliore. Sono sempre a disposizione per domande, sto dicendo delle cose generiche, entreremo nello specifico. Vado avanti perché, scusate, perché è importante ribadire questo cambiamento del mercato. Anche qui mi scuso se ci sono alcune banalità, se vogliamo, o alcune ripetizioni di tanti concetti che sono stati detti nel corso dell'ultimo anno, ma spesso e volentieri vedo nella mia esperienza di tutti i giorni tanti colleghi agenti che mi dicono sì, no, in effetti è cambiato l'era digitale e tutto quanto, e poi però nell'attività di tutti i giorni questa digitalizzazione non c'è e il cliente in un certo modo, soprattutto una certa tipologia di cliente, viene disilluso perché sì, lavoriamo con l'MLS, però poi arriviamo in agenzia, l'agenzia non è esattamente organizzata in maniera innovativa o nuova o comprensibile,
Quindi si entra in relazione, non si capisce esattamente a chi è il responsabile, chi è il titolare, qual è il procedimento. Il cliente è spaventato da questo. Il cliente è spaventato quando non capisce esattamente che cosa succede all'interno della sua operazione immobiliare. Perché deve pagare il 3%? Perché deve pagare il 4%? Quali sono i servizi? Ragazzi, sto facendo di tutta un'erba un fascio, sto parlando in generale. E quindi vi porto questi numeri per farvi capire non tanto che il mercato sta cambiando, ma come sta cambiando e soprattutto nella slide successiva che quale primato noi non dobbiamo perdere. Dunque, il primo dato che vedete è quello sulla sinistra, ed è che il 93% degli acquirenti oggi effettua una prima ricerca di casa online. Online oggi è un concetto particolare, perché online vuol dire su desktop, PC, su un computer, un Mac, ma vuol dire anche e soprattutto mobile, quindi questi maledetti oggettini qui che un po' governano la nostra vita e la nostra comunicazione. Il 73% di queste ricerche online generico avvengono invece su canale mobile, quindi la maggior parte rimane fuori un 20% di ricerche che viene ancora fatto su PC, sul computer, sul grande schermo, diciamo così, di un computer che sta su una scrivania. Perché vi dico queste cose? Vi dico queste cose perché su quel 73%, se noi non abbiamo una strategia per combattere, o meglio, per accogliere la nuova abitudine del nostro cliente, l'abitudine a cercare casa sul cellulare, rischiamo di perdere clienti, perché che cosa succede quando un'applicazione installata sul nostro cellulare la lanciamo e c'è qualcosa che non va, o un sito che visitiamo dal nostro smartphone non è esattamente responsive, ovvero non si adatta a ogni tipo di schermo, non è utilizzabile, usabile su ogni tipo di schermo, ci infastidiamo, cambiamo canale, diciamo così. E potremmo essere fortissimi sui social. Prendere il cliente sui social che dalla nostra pagina o dal nostro post clicca e va a vedere una nostra offerta o il nostro sito vetrina, e poi quel nostro sito vetrina non è performante dal punto di vista del mobile, quindi anche tablet, rischiamo il cliente di perderci un'opportunità. E non sto parlando semplicemente di grafica, sto parlando della cosiddetta UI. UI sta per UI, quindi User Interface, quindi interfaccia che l'utente, il nostro cliente, si trova davanti sullo schermo. E oggi gli studi dicono che gli ingegneri di UI sono super apprezzati e super cercati perché studiano qual è il collocamento migliore di un pulsante, di una fotografia, di un logo, di una cosiddetta call to action, quindi di una chiamata all'azione, ovvero di un invito a fare un'azione sulla nostra pagina. Per esempio, per quanto ci riguarda, potrebbe essere richiedi informazioni su questo immobile o chiamaci. Ecco, i nostri canali devono essere pronti in questo momento a dare questo tipo di risposta. Per questo prima mi sentivate dire che gli MLS, dico in generale, ovviamente il nostro in particolare, tiro acqua al mio mulino, no? Mi perdonerete, sono pronti da questo punto di vista. Perché? Perché industrializzano il lavoro per una grande rete di agenti immobiliari, quindi l'obiettivo è quello di metterli in condizione di affrontare facilmente i cambiamenti del mercato. 71%, l'ho voluto mettere, nonostante sia un dato aggregato che ha a che fare non solo con l'Italia, ma anche con gli Stati Uniti,
Quindi in Italia sicuramente un po' meno il dato, un po' più alto di questo 71%, è che il 71% dei lead, quindi dei cosiddetti possibili contatti interessanti all'acquisto di una casa, interessati, scusate, all'acquisto di una casa con noi, arrivano all'agente immobiliare tramite MLS e tramite social network. Oggi, stamattina, mi trovavo in un teatro qui a Roma, che la nostra azienda sponsorizza, e ho avuto la fortuna di fare delle riprese ieri con un agente immobiliare, oggi con un altro collega agente immobiliare, per fare dei video relativi al metodo che noi utilizziamo all'interno del nostro franchising, di cui oggi non vi parlerò, non mi interessa. Questo collega è uno dei top performer della nostra rete che utilizza molto bene il sistema MLS, e lui mi confermava che questo 71% che vedete sulla slide per la sua agenzia è più alto. Ma è più alto semplicemente perché lui ha deciso di lavorare in un certo modo, e quindi è un'agenzia che mediamente fa dalle 20 compravendite e collaborazioni in su all'anno, fino a toccare picchi di 36, 38 collaborazioni all'anno, e effettivamente diciamo il sistema gli fa la differenza, gli fa la differenza anche nella gestione delle referenze, nella gestione di un alto numero di dati, di un alto numero di possibili acquirenti. Per carità, la città è Roma, quindi sicuramente è un numero, quello che sto per dirvi, che è molto relativo a una città molto molto grande, sicuramente, e lui stesso che mi diceva questo numero, che sto per dirvi, mi diceva che è ovvio che poi ci si concentra a lavorare su un certo numero di richieste, ma la sua agenzia, che è composta da circa una decina di persone, gestisce complessivamente in un dato momento un portafoglio richieste in MLS di 2800 schede, quindi 2800 contatti, che sono un'enormità, e che lui stesso, questo collega, mi diceva che sarebbe è impossibile, non vuol dire niente gestire 2800 richieste, ma lavorando all'interno dell'MLS io riesco a capire, tramite gli automatismi, tramite i matching, quali sono le richieste che sono interessanti, perché sono quelle richieste, quindi quel cliente che mi scrive, che contattato tramite l'automatismo del matching, quindi dall'incontro dell'immobile con la sua richiesta, ha il coraggio di cliccare sulla mail che l'MLS ti manda e di contattare la mia agenzia. E quindi comincia il processo. Quindi, ecco, dobbiamo essere consapevoli di come il mercato è già cambiato e di quali sono in questo momento le abitudini dei nostri clienti. Anche perché chi oggi ha 25 anni, tra 10 anni, immaginate un po', avrà 35 anni e sarà pronto a comprare una casa, ma certamente avrà delle abitudini completamente diverse rispetto a chi ne avrà 45 e a chi a sua volta ne avrà 25. Quindi, personalmente, per il lavoro che faccio, ovvero l'uomo di marketing, l'uomo di comunicazione, questo è un concetto per me esaltante, perché mi tiene vivo e mi tiene sulle spine e mi tiene in approfondimento costante di tutto quello che può essere la comunicazione all'interno, in generale, ma comunque all'interno del nostro settore, e capisco che per chi fa un altro mestiere e non il marketing, ma nel vostro caso, nel nostro caso, l'agente immobiliare, capisco che possa essere magari più lontana dai nostri canoni, quindi difficile da seguire o magari noioso da approfondire. È per questo che ci sono alcuni strumenti che
facilitano ovviamente, e non solo in questo caso, non solo gli MLS, anche i CRM fatti in un certo modo. Vedo che c'è una mano alzata, e la mano alzata adesso vedo se riesco a capire di chi è, se no, di William, credo di William. Ecco, William, ti chiedo la cortesia di poter scrivere nel blocchetto domande. Perché non so bene come tecnicamente posso attivare il tuo microfono, non voglio fare danni. Quindi, se hai una domanda, per favore, William, scrivila e ti rispondo certamente. Vado avanti, ed è questo che vedete sulla slide, il primato che non dobbiamo perdere. E quindi, questo primato dice che l'87% degli acquirenti, quando poi si ritrova a lavorare con un agente immobiliare, dichiara che l'agente immobiliare, cioè si rende conto che l'agente immobiliare è la fonte di informazioni più affidabile sul mercato. Ok. Questo è il nostro tesoro. Questo è il punto su cui dobbiamo investire ed è un punto, scusatemi, su cui non dobbiamo perdere terreno. Cioè, non arriviamo che tra 3 anni i nostri clienti chiederanno ad Alexa o a un altro assistente vocale quali sono le informazioni del mercato immobiliare. E vi sto dicendo questa cosa perché oggi sull'Alexa che avete, almeno personalmente ho sul comodino, già potrei farlo e chiedergli qual è l'andamento, il trend del mercato di Roma. Quindi dobbiamo invece rimanere sul pezzo e come facciamo a rimanere sul pezzo? Il punto è proteggere i nostri dati da un lato, quindi i dati degli immobili, delle richieste che utilizziamo per fare il nostro lavoro e per completare le compravendite, quindi per portarle a segno e vendere. Proteggere in che senso? Non darle all'Alexa, quindi non darle online senza un senso, senza una strategia, senza una protezione, senza un controllo. Il controllo, storicamente parlando, è quello degli MLS. Un controllo che è degli agenti immobiliari e non dell'MLS, che questa cosa probabilmente me la chiederete magari alla fine dell'incontro. I dati in MLS non sono dell'MLS, sono degli agenti immobiliari. Punto. L'MLS è una sorta, passatemi il termine, di blockchain, è una sorta di cassaforte informatica, ecco, diciamo così. Che riesce a far incontrare i dati, dare delle risposte, ma soprattutto mettere l'agente immobiliare in condizione di dire ok, banche, ok, portali, ok, mezzi di comunicazione, ok, social, ok, Alexa. I nostri dati te li diamo volentieri, ci mancherebbe perché quelli sono i canali su cui ci facciamo pubblicità, ma i dati sono i nostri e decidiamo noi come, quando e quanto darvi. Questa è stata la chiave per cui negli Stati Uniti gli agenti immobiliari sono riusciti a diventare la terza categoria più ricca del paese e di conseguenza la terza categoria più influente nel paese. Una categoria con un'associazione da più di 1 milione di iscritti. L'America è grande, quindi per carità, ma vi dico queste cose per farvi capire il potere che effettivamente una categoria unita che ha capito il valore dei propri dati e lo ha fatto quindi capire all'esterno, al pubblico e a tutti gli altri, per riuscire a imporsi a diventare una lobby e quindi a influenzare le decisioni dei governi, degli stati, perché gli Stati Uniti è ovviamente una federazione, quindi ci sono regole che variano da stato a stato. E addirittura fare sì di instaurare determinate regole per cui un incarico che viene rubato
a un collega, cioè, scusate, riformulo, per un incarico rubato a un collega si rischia la prigione. È un reato penale. Capite che per arrivare a questi livelli bisogna avere una categoria forte. Siamo una categoria forte nel momento in cui facciamo capire che vuoi dare del mercato immobiliare, è benissimo. Mi devi chiedere. Non sono io a darti così. Me li devi chiedere. E poi troviamo l'accordo. I portali negli Stati Uniti sono assolutamente legati all'MLS, derivano dall'MLS. E addirittura, ma ovviamente perché lì c'è un paese, da questo punto di vista del business è geniale, chi è proprietario dei 967 MLS degli Stati Uniti è proprietario dei principali portali immobiliari degli Stati Uniti. Ma sono gli agenti immobiliari che fanno le regole e quindi sono gli agenti immobiliari che tendono a spiegare effettivamente quali sono i prezzi, quali sono le condizioni, quali sono le informazioni che possono girare e come, e quindi come i portali possono prendere quelle informazioni dai sistemi MLS. Sebbene guardate, per esempio, nel nostro MLS si può certamente esportare il proprio immobile sui portali, sui principali portali immobiliari, che ci mancherebbe, con cui lavoriamo benissimo da anni, ma la scelta di che cosa pubblicare, di quando pubblicare, rimane in capo a ogni singolo utente del sistema MLS. Vedo un attimo se William ha scritto la sua domanda. Ciao Giulio, il 72%, tanto grazie William per la domanda. Ciao Giulio, il 71% riguarda libri sia di venditori che acquirenti? No, acquirenti, William. Infine, puoi darci i numeri sul portafoglio richieste del collega che fa 35 comprende in condivisione? Certo, non vi voglio spaventare, il numero del portafoglio richieste, cioè delle richieste presenti, attive presenti nel portafoglio del collega, cumulative, quindi vi ho detto che lui lavora in agenzia con una decina di persone, dovrebbero essere lui più 9 persone, hanno tutti un account MLS, ovviamente lui monitora, essendo titolare, monitora il lavoro di tutti, quindi complessivamente gestiscono 2.800 richieste. Non vi voglio spaventare con questo numero, non è il numero a cui vi dico di tendere, assolutamente. Per utilizzarlo bene, bastano in media 200-250 richieste. In una grande città, grande città, sarebbe meglio 500, ma questo ragazzi è solo perché l'MLS tende a industrializzare e quindi nel momento in cui lavora per voi e manda immobili automaticamente, perché non sono clienti prequalificati, quindi vi potete permettere di mandare le mail automatiche e poi prequalificare nel secondo momento. Chiaramente più i numeri si alzano, più sale la probabilità. Attenzione, sottolineo, non vi sto dicendo di prendere nomi a caso da Facebook o email generiche e buttarle dentro il sistema. Assolutamente, devono comunque essere nominativi che prendiamo tramite le nostre strategie. Può essere il lascia una richiesta del sistema MLS. Se volete che vi spieghi il form lascia una richiesta dell'MLS, scrivetemelo nelle domande, se no non approfondisco e vado sul marketing. Dunque, William, spero di averti risposto. Vado avanti, ho promesso di chiudere intorno alle 4:30 o poco più, se no ragazzi non ce la facciamo. Quindi l'invito è certamente quello, anche qui banale, se volete digitalizzare l'agenzia. Ma davvero, davvero, digitalizzare l'agenzia non vuol dire solo non lavorare con la carta, che mi può interessare il giusto, ma è avere il coraggio di considerare un cliente che ci scrive su WhatsApp o che ci scrive una mail e che non ci telefona o che ci scrive su Messenger di Facebook, avere il coraggio di considerarlo un cliente importante. È la stregua di uno che magari ci ha telefonato. Almeno in prima istanza, dopo la prequalifica, ci mancherebbe, mi fido del vostro giudizio. Digitalizzare l'agenzia vuol dire avere una presenza social seria,
pensata, strategica, non in assoluto pressante, ma presente. Quindi se decidiamo di essere su un canale che è il social per eccellenza, è quello che io vi consiglio per target, per presenza, che è Facebook. Facebook da un certo punto di vista è un social network maledetto, è un social network che chiede ormai tramite il suo algoritmo tanti contenuti, e questi contenuti non possono essere la condivisione dell'immobile fatta come se Facebook fosse un portale. Digitalizzare l'agenzia quindi vuol dire capire la differenza che intercorre tra un canale e l'altro. Vi ricordate la prima slide, no, di nuovi canali? Vuol dire quindi che nel momento in cui ci approcciamo a Facebook dobbiamo raccontare una storia, dobbiamo incuriosire, dobbiamo dare qualcosa in più. Quando parliamo del nostro immobile, che è una cosa sacrosanta, quindi su Facebook possiamo spiegare come facciamo l'attività, perché la facciamo, come trattiamo i nostri clienti, come trattiamo i nostri immobili, qual è la nostra specializzazione, siamo più forti in centro città, siamo più forti in provincia, siamo forti su entrambe le parti, ma magari su un determinato comparto residenziale. Ragazzi, bisogna dialogare con i nostri clienti, bisogna fargli capire perché. Il cliente ci cerca online, vuole capire chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo, vogliono capire se abbiamo recensioni o non abbiamo recensioni. Quante volte andate su Amazon e avete due prodotti simili, però alla fine comprate quello che ha 4 stelle invece che 5, ma 2000 recensioni invece che 5 stelle e 300 recensioni? Perché oggi il mondo funziona così e il nostro mercato sta arrivando lì. Noi stessi stiamo spingendo tanto una nuova applicazione che si chiama Babagata e che poi sicuramente utenti dell'MLS avrete intravisto, spero almeno intravisto nel vostro MLS. Ed è un'applicazione che fa questo, è un'applicazione che valorizza la professione dell'agente immobiliare perché è un'applicazione per il cliente finale. Il cliente finale può trovare la casa che cerca, ma nel farlo mettersi in contatto esclusivamente con l'agente immobiliare proprietario di quell'incarico, prendendo direttamente appuntamento sulla casa. L'agente immobiliare non paga, la pubblicazione di annunci sono gratuiti, infiniti annunci. L'agente immobiliare pagherà nel momento in cui decide di accettare quell'appuntamento che gli arriva dal cliente. Il cliente potrà inserire recensioni e commenti, stelline. Può far paura, ma non ho la palla di vetro, ma credo fermamente che quello sia il futuro del nostro settore. Avete presente l'applicazione di TripAdvisor? Ecco, Babagata è TripAdvisor, ma del settore immobiliare. E tramite sistemi come quello, tramite il sistema MLS, la nostra categoria diventerà più importante, diventerà più cercata, non sarà più scavalcata e abbiamo tante quote di mercato da poter prendere, perché noi dobbiamo, lo sappiamo, qui dico una cosa che sapete, ma io me lo ridico come mantra, dobbiamo andarci a prendere il 45, 50 in alcuni casi, per cento di mercato, di quota di mercato che non stiamo trattando a livello residenziale in questo momento, perché il 50-45%, in alcuni casi anche il 55% del mercato residenziale è ancora in mano ai privati. Dobbiamo inventarci un modo per far capire quanto valiamo. E ve lo ripeto, io ho lavorato tanti anni sul mercato, vi ho visto lavorare. E ho visto che siete anche più forti nel vostro settore specifico, siete più forti di un notaio, più forti di un avvocato. E spesso e volentieri questo il cliente non lo capisce. Invece dobbiamo votarci a far capire questo al nostro cliente. Perché nel momento in cui capisce, non ce n'è per nessuno. Avremo il mercato in mano. Quindi, torno alla digitalizzazione dell'agenzia.
Credo di essermi spiegato su che cosa significa veramente digitalizzare l'agenzia, e quindi farci veramente trovare pronti, diventare consulenti a tutto tondo, come vedete sulla slide, e quindi di avere il coraggio di posizionare in maniera diversa la nostra agenzia sul mercato, di avere il coraggio di parlare con il cliente e di dirgli qualcosa di nuovo. Di avere il coraggio di scrivere un annuncio immobiliare o comunque di parlare del nostro immobile che vogliamo vendere sui social, su Facebook, e di non scrivere il prezzo, di non scrivere come è composto, ma di avere il coraggio di targetizzare sin da quel momento l'annuncio. Se quell'annuncio è un annuncio che noi lo sappiamo, che è il nostro lavoro, quindi per prezzo, per tipologia, per collocamento all'interno della città, vuoi perché è vicino a un parco, vuoi perché non lo è, vuoi perché nella struttura è di alto livello, quindi addirittura c'è una piscina o c'è un giardino interno, o quello che è la caratteristica principale di quell'immobile, la caratteristica, quello stile di vita che è associato a quell'immobile ci consentirà di individuare qual è il target di quell'immobile e perdere meno tempo. Questo è proprio marketing spicciolo. Invece di sparare il nostro immobile sul mondo, noi parliamo invece a quel cliente che sappiamo per certo che sarà interessato a un immobile di quel tipo, perché probabilmente avrà la possibilità di comprarlo, perché probabilmente sarà interessato al fatto che c'è il parco vicino ed è un appassionato di running, o perché magari ha gli animali in casa, i cani in casa e ha comodità di portarli fuori, o ha i bambini e quindi sarà comodo portarli a giocare al parco, ma può essere l'università, può essere la scuola. È per questo che, per esempio, il nostro sistema, ma anche altri sistemi, ragazzi, cioè ci sono alcuni portali che funzionano così, come vi sto per dire, il nostro MLS funziona così, sulla ricerca degli immobili si può ricercare tramite punto di interesse, tramite l'università vicina, tramite una stazione della metropolitana vicina, tramite la stazione di un autobus vicino, tramite la presenza di un grande ufficio nelle vicinanze, cercare di capire effettivamente, vedete, la differenza che percorre tra un, diciamo, un agente immobiliare non preparato, che non fa percepire di essere preparato, rispetto a un vero e proprio consulente che va dal suo cliente preparato, ha studiato la zona, si è fatto la sua ricerca per punti di interesse, ha visto quali sono gli immobili simili, propone degli immobili che non sono neanche suoi, ma che sono tutelati dall'MLS. Ecco che l'agenzia piano piano si posiziona in maniera diversa. Ma sapete quante agenzie, parlo di quello che conosco a Roma e provincia, dove gestiamo una rete di oltre 400 agenzie, sapete quante di queste agenzie vendono nella loro vetrina immobili non loro, ma palesemente non loro? Parlo di case al mare, di magari ville in Sardegna, proprio per far capire al cliente che quella è un'agenzia diversa, che tratta immobili in tutta Italia, che, e ci sono alcuni che lo fanno e io non posso sottolineare abbastanza l'importanza di questa cosa, fanno dei cartelli dedicati alle richieste. Quindi non mettono in vetrina soltanto l'immobile, ma fanno il procedimento inverso. Cioè dicono: sto cercando acquirenti per trilocali in questa zona, perché in quel momento ne ha da vendere. Alcune agenzie fanno un altro procedimento sull'acquisizione e dedicano uno o due cartelli all'acquisizione, perché dicono: lavoro con un database di tot clienti prequalificati che sono già pronti ad acquistare un immobile a questo prezzo in questa zona. Funziona.
In una grande città almeno funziona. Funziona anche online. È uno dei motivi per cui il piccolo form lascia una richiesta di cui parlavo prima, viene spesso citato e amato dagli agenti immobiliari perché consente di prendere richieste online, semplicemente facendo un post su Facebook o semplicemente mettendolo all'interno del proprio sito internet. Fatemi dare un'occhiata alle domande. Ok, perfetto, perfetto. Ci siamo, ragazzi. Ok, arriviamo non dico la parte finale, ma andiamo verso la conclusione, anche se ci sono tantissimi altri concetti che vorrei approfondire con voi. Dunque, concentriamoci su ciò che conta davvero, scusate, mi stavo impicciando, ovvero il nostro cliente. Spesso e volentieri sento o ho sentito colleghi parlare solo di immobili, 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 acquisizione. Giusto prezzo ci mancherebbe, è fondamentale, se non acquisiamo, ma di stiamo parlando. Ma dietro quell'acquisizione c'è un cliente, c'è il nostro proprietario e nel caso dell'acquisizione noi dobbiamo concentrarci sul proprietario. Dobbiamo capire, e qui torno al marketing, qual è il nostro target perfetto, qual è il nostro cliente ideale. Perché, e qui torno a un concetto che vi ho già detto due volte, il marketing ci consente di perdere meno tempo, perdere meno soldi nelle nostre attività promozionali. Nel momento in cui abbiamo il coraggio di capire qual è la nostra buyer persona è un concetto di marketing, appunto, che serve a individuare il cliente perfetto per un certo esercizio commerciale. Quindi, come dice la slide, è la rappresentazione di un cliente tipo, di un acquirente tipo di un certo prodotto. Noi sbaglieremo di meno, la nostra pubblicità sarà più precisa e è vero che raggiungerà un numero di persone probabilmente più basso, minore in termini di quantità, ma sarà assolutamente più elevato in termini di qualità. Significa che il cliente che ci arriverà tramite i canali che abbiamo visto prima e che abbiamo nominato, sarà più prequalificato, sarà più in linea con quello che stiamo cercando, con quello che stiamo vendendo, con il prodotto che stiamo vendendo al prezzo nella zona e per tipologia che stiamo vendendo. Può essere un concetto non difficile da capire, ma un po' etereo da cogliere, ma in realtà se guardiamo e analizziamo la storia della nostra agenzia, noi sappiamo qual è la nostra buyer persona, lo sappiamo anche inconsciamente, perché siamo abituati, siamo specializzati a trattare un certo tipo di immobile, quindi un certo tipo di cliente. Siamo specializzati, ci troviamo bene con un determinato tipo anche di persona, proprio ad approcciare un certo tipo di persona. Vuoi per indole, vuoi per animo, vuoi per interessi, vuoi per modo di fare. Ci sono quelle persone, no, con cui ci troviamo a pelle. Ecco, è ovvio che noi non possiamo trovarci a pelle con tutti i nostri clienti, ci mancherebbe, ma abbiamo la possibilità tramite la targetizzazione quindi può avvenire sia a livello di acquisto pubblicitario, se facciamo una pubblicità su Facebook ci fa targetizzare il nostro pubblico per interessi, per età, per sesso, per zone, quindi per geografia. E vedete che tutti questi elementi ci aiutano a tirare fuori il target che noi veramente vogliamo raggiungere. Avere a che fare con la nostra buyer persona
ci consente anche di evitare richieste di sconti in provvigione o di evitare di spiegare a un cliente perché ci deve pagare. Perché quello è il nostro cliente ideale, è il cliente che ha capito come facciamo le cose, perché le facciamo e ha capito il nostro servizio, ha capito il valore della nostra consulenza, ha capito il valore dei nostri servizi, ha capito il valore dell'MLS, ha capito il valore del nostro know-how, ha capito il valore dei nostri contatti con i professionisti, quindi ha capito il valore dei nostri contatti sul territorio con altri agenti immobiliari che gli hanno magari risolto o comunque portato più appuntamenti o magari più immobili, se parliamo di un acquirente. Parliamo del notaio, parliamo dell'ufficio tecnico, quindi dei tecnici che ci fanno le rilevazioni catastali, energetiche. Se facciamo passare questi concetti, il cliente non avrà dubbi su perché ci sta pagando, perché ha capito il processo, ha capito il valore di quel processo, ha capito il valore di quei servizi, di quella consulenza e non ha problemi a pagarli perché ha capito il valore di quella consulenza. Una buyer persona centrata, quindi un target ben centrato, e in questo senso, ragazzi, vi sto invitando a provare a fare degli esperimenti non su tutti gli immobili che avete subito, ma magari a individuare quei due immobili su cui non avete grandi dubbi a livello di target e di concentrarvi su quel target. E quindi a parlare di quegli immobili sui social nella maniera in cui vi dicevo prima. Di appunto non aver paura di mettere in evidenza lo stile di vita associato a quell'immobile. Di non parlare dei dettagli tecnici che non importa niente a nessuno, i bagni, le cose. Interessa una bella foto o più di una bella foto, interessa che quella foto e quelle parole facciano un po' sognare e che parlino veramente a quel tipo di persone, che quindi gli raccontino che tipo di vita si può fare veramente in quella casa. Dicevo, scusatemi, una bella persona ben centrata ci porterà ad avere una user satisfaction, scusatemi, una user satisfaction molto alta perché la user experience che quella buyer persona, adesso smetto di parlare inglese, la user experience che quella buyer persona farà sarà incredibile, sarà ideale, sarà centrata sul target e quindi porterà a una satisfaction, quindi una soddisfazione del cliente molto molto alta. Quindi adesso smetto di parlare inglese e parlo di, lo dico per l'ultima volta, user experience, quindi dell'esperienza dell'utente, la user experience, la user satisfaction, quindi l'esperienza del cliente e la soddisfazione del cliente sono due concetti che al pari del target perfetto, non ho detto in inglese, al pari quindi del destinatario, per essere precisi, il destinatario perfetto sono concetti che non possono essere dimenticati in questo momento. Anzi, devono essere approfonditi da parte di un'agenzia immobiliare. Io lo dico spesso quando fino a 2 anni, insomma, 2019, sì, ero in aula con voi e lo so che facciamo gli agenti immobiliari, fare gli agenti immobiliari. Non fate il martire nella vita, ma il mondo è appunto cambiato. Mio padre ha quasi 70 anni, è giornalista, ha cominciato nel 1976 e nel 76 lui, giornalista, si limitava a scrivere l'articolo, o meglio, a trovare la notizia e scriverla. C'era un altro professionista
che gli faceva il titolo, il titolista, c'era il fotografo che si occupava di proporre le foto a chi impaginava il giornale, quindi altre due professionalità, e c'era chi impaginava appunto il giornale e chiamava in causa chi doveva fare le cosiddette dita, le didascalie delle varie foto. Bene, oggi mio padre ha quasi 70 anni, fa ancora il giornalista perché non sa mai che si vada in pensione, e mio padre fa tutti questi mestieri insieme. Perché? Perché il mondo è cambiato e ha mangiato alcune professioni e ha semplificato, industrializzato tramite alcuni strumenti determinati passaggi dell'attività. Dunque, torno all'esperienza che fa l'utente con noi. Credo che ognuno di voi sappia perfettamente cosa succede nel momento in cui un venditore ci firma l'incarico, speriamo che sbagli. Quell'incarico, quindi quel cliente, viene inserito nel nostro flusso di lavoro, che è in un certo modo quel flusso di lavoro, tutte le attività che facciamo su quel cliente e su quell'immobile e quindi su quel cliente, perché dobbiamo, come abbiamo detto, avere un dialogo continuo con questo cliente per far capire che cosa sta succedendo all'interno della sua compravendita, tutti questi vantaggi, questo processo compongono, il processo compone la user experience, quindi il cammino che l'utente fa con noi dall'inizio del nostro contatto fino alla conclusione dell'operazione. Nel bene e nel male, speriamo nel bene. Tutto quello che succede all'interno del percorso è quello che l'utente ricorderà. Nell'esperienza che l'utente, il cliente farà con noi, e noi abbiamo il compito di stupirlo, di coccolarlo, di farlo sentire suo agio, tranquillo, sicuro in ogni momento. Dovremo quindi essere empatici, preparati, utili. Se empatici ha a che fare con la nostra predisposizione, la nostra attitudine, se utili ha a che fare con il nostro grado di professionalità, con la nostra disponibilità e con il nostro approccio al mercato, preparati, abbiamo bisogno di metterci sotto, ma so che lo fate assolutamente. E di creare quanto più possibile un riscontro, un modello, un report, una relazione, un qualcosa di concreto, anche online, ma di concreto, che il nostro cliente possa effettivamente capire dall'inizio e noi avere una prova del caso che stiamo portando al cliente in quel momento. Può essere l'acquisizione, può essere il ribasso, un appuntamento di ribasso, può essere una proposta. Sistemi come l'MLS ci aiutano a industrializzare questo tipo di lavoro. Ci aiutano a fare confronti, ci aiutano a prelevare in maniera facile i valori dell'ONI, ci aiutano a essere tutelati nel momento in cui ci mettiamo in contatto con un collega che probabilmente sa più di noi. Attenzione, dico una cosa che potrebbe sconvolgere, ma che colleghi che sanno più di noi di una certa zona, e quindi questa è buona prassi, confrontarsi all'interno di un sistema tutelato in cui appunto c'è un controllo di quello che effettivamente succede all'interno della piattaforma. E comunicare con il nostro cliente sicuramente sulla base del modello del nostro processo, ma certamente anche sulla base delle esigenze del cliente. Quindi se capiamo o se sappiamo, perché gliel'abbiamo chiesto, che il nostro cliente vuole essere contattato su WhatsApp, lo contatteremo su WhatsApp. Se vuole fare le video call,
invece che un appuntamento in casa faremo le video call, perché dobbiamo essere pronti, preparati, e dobbiamo essere empatici nel capire effettivamente che come la user experience che noi abbiamo predisposto in linea di massima per tutti i nostri clienti vada poi in effetti ritagliata sulle esigenze di ognuno. Questo ovviamente, ragazzi, senza dover sconvolgere i piani ogni singola volta, ci mancherebbe, non sto dicendo che ogni volta il nostro processo deve essere sconvolto e quindi ci sta il cliente che vuole essere contattato, non lo so, su Telegram, allora dovremmo scaricare Telegram o ditemi voi, assolutamente no, però nei limiti del possibile il cliente si deve vivere un'experience il più possibile ritagliata su di sé, sulle proprie corde, si deve sentire sicuro, coccolato in ogni momento. Una ottima user experience ci porta alla user satisfaction. User satisfaction è l'ultimo concetto, diciamo, base di marketing che vi passo, sembra una banalità ed è assolutamente collegata a un altro concetto di cui non vi parlo, che è la customer centricity, quindi la centralità del cliente all'interno del business di ognuno. Dunque, è ovviamente la soddisfazione. Non è un concetto sconvolgente, perché sappiamo perfettamente quando un cliente è soddisfatto o no del nostro operato, ma noi possiamo controllare l'esito della nostra, o meglio della satisfaction, quindi della soddisfazione del cliente, in base a quello che facciamo prima, in base alla selezione del target, quindi in base alla buyer persona, in base alla experience che gli facciamo fare, in base alla comunicazione che abbiamo con lui e al tipo di spiegazioni, informazioni gli abbiamo dato e quanto lo abbiamo fatto, lo abbiamo reso partecipe di tutto quello che abbiamo fatto per lui o per lei. Dunque la user satisfaction è più che altro un indicatore, è una sorta di indicatore conclusivo che possiamo controllare e che è importante controllare, non solo perché è ovvio che avere un cliente soddisfatto è meglio che averne uno insoddisfatto, ma è fondamentale perché un cliente soddisfatto ha più probabilità di parlare bene di noi e quindi di portarci referenze e soprattutto, ragazzi, un cliente soddisfatto ha più probabilità di non parlare male di noi. Ahimè, c'è più relazione tra un cliente insoddisfatto e il parlare male che non con un cliente soddisfatto con il parlare bene. Però certamente un cliente soddisfatto che potrebbe anche non parlare bene di noi, ma sicuramente non parlerà male di noi. E questo già mi sembra un ottimo risultato. Sapete che oggi online nel digitale la reputation, la reputazione è tutto. Così come il nostro brand è tutto. Quindi un cliente soddisfatto che corrisponde sicuramente a una buona gestione delle recensioni, una buona gestione della nostra reputazione online è certamente un plus ulteriore che otteniamo da una compravendita, da un'operazione andata a buon fine. Vi ricordo se ci sono domande, siamo in conclusione. Andate pure liberi, usate il vostro blocchetto domande. Ok, c'è un vostro collega che mi scrive su WhatsApp. Sì, ha il mio contatto WhatsApp, non ci vogliamo così bene, che è Stefano De Cesare di Milano, che vedo se è ancora online. Vediamo se lo è, se non lo è, poi farò intervenire il dovere. Stefano dice: guarda, Giulio, noi sul nostro MLS, che è Agent 3, un reroll a dirsi voglia, insomma, ecco, noi ne abbiamo oltre 3.000 sul sistema. Quindi ecco, altra buona prassi da poter portare come use case. Quindi grazie a Stefano, che non vedo online,
non vedo online, si vede che ho dovuto uscire, ma ragazzi siamo veramente in conclusione, e ti ringrazio per aver condiviso. Dunque, per riassumere, ragazzi, abbiamo parlato sì di MLS, abbiamo parlato di digital marketing immobiliare, e veramente questo è il momento giusto per fare dei tentativi, è il momento giusto per provare a spendere meno soldi per la nostra promozione e nel farlo difendere la nostra categoria, farla diventare più forte, difendere i nostri dati, far capire al cliente che quando ci sono esigenze immobiliari si debba rivolgere a noi in primis. È il momento di poter fare qualche tentativo a livello di targetizzazione, di gestione più industrializzata di un CRM, cioè di un un sistema di gestione di contatti più alto. Vedete i 3.000 contatti, 2.800 contatti, perché sui numeri si genera il business. Dunque, spero, ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire, ma c'entra e non c'entra con l'MLS, c'entra sicuramente con l'MLS, ma c'entra sicuramente con i social, con la pubblicità digitale. Proviamo a investire nel digital marketing perché, come dice l'advisor, se investiamo il 20% di quello che solitamente spendiamo per la pubblicità offline, potremo arrivare fino all'80% dei risultati che già otteniamo con la pubblicità che tradizionalmente facciamo. Perché? Perché avremo il coraggio di selezionare il target, di geolocalizzarlo, di vedere chi ci clicca e chi no, e di selezionare quel target in base ai valori che vogliono essere rappresentati, agli interessi, e quindi mostrare veramente il motivo per cui ci devono scegliere la nostra attenzione. Per questo vi parlo un po' di coraggio, perché capisco che bisogna cambiare un po' l'approccio. Cambiare l'approccio e dire, sai che c'è, ho acquisito questo incarico. Io questo incarico lo metto in MLS per la prima settimana. Per la prima settimana. E la prima settimana provo a confrontarmi con i miei colleghi, cercare di venderlo così. Al di là del fatto che funziona, o che comunque può funzionare fatto nella maniera giusta, e lo facciamo non sui 15 incarichi, 10 incarichi, ma lo facciamo su uno. Ragazzi, ci sarà sempre poi la prima settimana in cui l'immobile che magari non siamo riusciti a vendere in MLS lo metteremo sui portali. Sarà vecchio di una settimana o di 2 settimane per noi, ma per i clienti che lo vedranno sui portali la prima volta, no. Perché in quella prima settimana, in quelle prime 2 settimane, noi avremo fatto un lavoro sul target e i clienti che avranno visto quell'immobile specifico saranno a target perché saranno nella nostra prequalifica o nella prequalifica dei colleghi con cui avremo deciso di operare sotto tutela dell'MLS. Spero di essere stato chiaro. Per questo l'MLS è uno strumento di marketing. Tutti mi dicono quando vado in aula, quando vado in aula, l'MLS è uno strumento. Che cos'è l'MLS? L'MLS è uno strumento di condivisione. Cioè, è come dire che il telefono telefona. Questo smartphone fa un altro milione di cose, tra cui secondo me telefona, ma fa cose molto più importanti della telefonata. Ecco, l'MLS è questo, cioè l'MLS deve far condividere perché tramite la condivisione arriva il fatturato ed è quello che vogliamo. L'MLS ti deve far fatturare di più. Ma ragazzi, dobbiamo capire che l'MLS è uno strumento di marketing. Io impazzisco quando vedo che sul nostro MLS stanno 1.060 agenzie e non 5.000. Cioè, mi chiedo. Cioè, oggi l'MLS ci sono zone in cui l'MLS costa boh, 35 euro al mese. E con 35 euro al mese difendiamo la nostra professione e
possiamo provare a lavorare in maniera diversa. Ora, sto concludendo, ve lo giuro, i colleghi che hanno 2.800-3.000 richieste mi dicono: io non è che ho messo 2.800 richieste, 3.000 richieste così dall'oggi al domani. Stavo lavoro nel tempo e nel tempo mi sono organizzato perché ho capito che ci devo mettere una persona dedicata all'MLS. Ho capito, ma dico, ma non è un corso in più? No. Perché l'MLS mi porta quel fatturato aggiuntivo che da solo non farei, perché io divento forte nella mia, già sono forte nella mia zona e vado a prendere quote di mercato in giro sul mercato perché mi apro rubinetti di denaro con la tutela e gli altri colleghi con cui lavoro bene in MLS. Non è una cosa che succede dall'oggi al domani, ma quello è l'obiettivo dell'MLS. E anche in questo senso l'MLS è uno strumento di marketing perché ci pone in maniera diversa sul mercato. Con l'MLS dipende la professione, l'abbiamo detto, ragazzi, perché come vedete anche dalla slide c'è questa difesa, no, dell'MLS tra sui portali e le banche. Noi vogliamo bene ai portali, vogliamo bene pure le banche, ma vogliamo più bene agli agenti immobiliari. Forse così l'ho detto bene. Vogliamo male all'abusivismo, vogliamo bene i portali nel momento in cui siamo noi ad avere il controllo, noi agenti immobiliari, controllo sulle informazioni. Allora sì, vogliamo bene i portali. Certo. Con le mollezze, ma qui ragazzi, penso, stradetto, proteggiamo i nostri dati e quindi valorizziamo le cariche di richieste. Li valorizziamo perché l'abbiamo detto prima, no? Decidiamo noi magari di tenerlo una settimana in MLS, confrontarci con i colleghi, magari già trovare il canale di vendita e poi magari metterlo sul portale tramite l'MLS quando decidiamo noi, al tempo in cui decidiamo noi. E quell'immobile, ripeto, sarà vecchio per noi di una settimana, ma per il cliente generico, che a quel punto sarà sul portale, perché il portale porta il cliente generico, ragazzi, e non targetizzato, non la buyer persona, quanto tempo perdete appresso alle richieste che diamo, ai contatti che diamo così? Sì, siete ma poi magari bravissimi, incredibili a trasformarvi nella vostra buyer persona, ci mancherebbe. Ma c'è anche un modo, un canale, che ci permette di essere più precisi. Ok, questo è un concetto che non abbiamo toccato, ma mi sono già allungato per un quarto d'ora, quindi veramente sono, giuro di essere in chiusura. Con l'MLS acquisisci l'esclusiva con più facilità. Perché? Perché se spieghiamo, come abbiamo detto che dobbiamo spiegare, come lavoriamo al nostro proprietario, al nostro interlocutore, certamente una delle cose che andremo a spiegare nel momento in cui lavoriamo in MLS è inutile che va a girare per altri agenti immobiliari, per altre agenzie, quando sono io che sono connesso in maniera tutelata con tutti i miei colleghi in città e fuori città tramite questo sistema. E lei per questo mi paga perché dandomi l'esclusiva, lei sta pagando una sola provvigione a me, ma in realtà sta lavorando con 400 agenzie su Roma, con 50 agenzie su Brescia e Bergamo, con aiutatemi a dire voi. È lì il valore aggiunto, è lì che l'MLS è uno strumento di marketing e che ci pone in maniera diversa sul mercato. È lì che perché un cliente ci dovrebbe dire: no, io l'esclusiva gliela do. Glielo dobbiamo spiegare bene, certo. L'abbiamo detto che l'MLS si utilizza da risposte personalizzate pertinenti al cliente, l'abbiamo detto, abbiamo citato il matching all'inizio del webinar, scusate, non lo ripeterei. Nel momento in cui richiedete queste slide, lo potete tranquillamente fare. Troverete la registrazione di questo video, vi verrà spedita anche per email. Guarda la mia collega Martina che mi fa sì, ok, bene, ma comunque in ogni caso potete richiedere questo video anche sui nostri social, ve lo facciamo avere. Stessa cosa per quanto riguarda le slide.
Il concetto delle quote di mercato non lo ripeto, ragazzi, perché l'abbiamo capito, credo che comunque l'abbiamo detto, ma c'è un ultimo passaggio che vorrei fare, che è quello dell'identificazione nel metodo operativo. Vi ricordate quando all'inizio abbiamo detto che il cliente si spaventa quando non capisce che cosa sta succedendo all'interno della sua operazione, della sua compravendita? Perché non capisce il valore effettivo di quel 3%, 3%, ma effettivamente quanti soldi sono? Quanti soldi effettivamente io ti devo dare? Già quella è una cosa che non si capisce subito. È per questo che ci sono queste nuove agenzie immobiliari digitali che fanno un discorso di marketing molto spietato e dicono: ti vendo casa a 490 euro. Ma un professionista sa che una baggianata dire una cosa del genere. Sì, magari è anche possibile, ma a fronte di che servizio? Però dall'altra parte il cliente capisce: ah, ok, mi vendi casa a 490 euro. Non capiscono effettivamente quello che c'è dietro, perché non c'è ancora questo tipo di cultura. Ed è per quello che l'87% che vedevamo sulla delle pre-slide è importante. Il nostro primato, cioè dopo che il cliente ha avuto a che fare con noi, dice: eh beh, però la migliore fonte di informazioni sul mercato è l'agente immobiliare. Per quello noi dobbiamo difendere quell'87%, farlo crescere, e lo facciamo crescere con gli MLS, lo facciamo crescere lavorando sui dati, proteggendoli, scegliendo bene il nostro target, facendogli vivere una ottima user experience. E tutto questo ci fa identificare un metodo operativo, perché il cliente capisce: ah, ok, sì, sei un agente immobiliare MLS, quindi lavori così, lavori in quel modo. Costi così perché mi stai dando questo servizio. Mi piace tanto questa slide, perché la conclusione di tutta questa cosa è: ragazzi, prendiamo il controllo della narrativa della compravendita. Dobbiamo essere noi che raccontiamo la storia di quello che sta succedendo, ma non la storia nel senso delle cavolate. No, 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 proprio la narrativa di quello che succede. Gli servizi in un certo momento, e poi perché la valutazione, perché il ribasso, perché in quel momento, perché invece un acquirente un immobile simile tramite la piattaforma, perché sì, accettare una certa proposta, al contrario, perché no, non accettiamo questo. Quindi prendiamo il controllo della narrativa e spiegando, illustrando, facendo toccare con mano il nostro lavoro, come dice la slide. Ci serviamo della tecnologia, ma mettiamo la nostra professionalità e la nostra persona davanti a tutto, e riusciamo a gestire i clienti in una maniera giusta. Dunque, vi invito sul nostro sistema MLS, se non lo, se già non ne fate parte. Ovviamente, se ne fate parte, vi voglio bene e siamo a vostra disposizione, lo sapete. Non vi parlo di altro, se no, ragazzi, siamo qui altre ore, ma abbiamo altri almeno due altri incontri così dedicati a questi temi, anche più specifici. Vi vorrei far vedere che se andate su www.agent3.it, arrivate su questa pagina, permettetemi questo passaggio, scusatemi, arrivate su questa pagina in cui, come potete vedere, i nostri abbonamenti, a seconda della provincia in cui si opera, e questo il listino cambia a seconda dell'effettiva presenza di agenzie, di immobili e richieste in una data zona, vedrete che potete tramite questa pagina acquistare facilmente il vostro abbonamento con una carta di credito. I nostri abbonamenti possono essere disdetti in qualsiasi momento senza penali. Vi aspettiamo veramente a braccio aperto. Dunque, se non ci sono domande, do altri 15 secondi se ci fossero domande specifiche, ma vi dovessero venire domande in un secondo momento, contattateci sui social. Io sono pronto a chiudere questo corso. Vi ringrazio infinitamente per essere stati con me ben più di un'ora. Quindi, abbiamo superato l'ora e 20, quindi veramente siamo in presenza costante. Quindi io sono veramente felice. Mi scrive Lorenzo. Ciao Lorenzo, grazie, grazie a te.
Gentilissimo, chiaro, ci mancherebbe, è minimo, è uno strumento utilissimo, ottimo, ottimo, felice che tu la pensi così, Lorenzo. Buona giornata a te e buona giornata a tutti voi, ragazzi. Ripeto, siamo a disposizione. Buon pomeriggio, buon fine settimana, alla grande. Grazie, grazie Massimo, grazie Massimo. Alla prossima.